riuscivo quanto. Allora, su tutto questo, sull'aspetto dell'acqua, noi presenteremo presto a Bruxelles un vero e proprio piano integrato tra agricoltura e ambiente, perché io dico che se non ci fosse stata la diga di Montedoglio e l'invaso di Montedoglio, l'agricoltura nel sud della Toscana, Arezzo e Senese, non sarebbe come è oggi. E se ci sono investimenti sono anche legati a questo. Approfitto per dire che anche ieri si è lavorato per sbloccare i lavori per i conci di Montedoglio e con i tempi che la burocrazia del governo permette, le autorizzazioni, anche questi lavori partiranno e quindi già potrà aumentare la capienza dell'invaso di Montedoglio, che è già il più grande dell'Italia centrale. Altri ne costruiremo sulla base di questo piano che abbiamo con l'Europa. E questo è il primo punto, perché come si diceva, l'agricoltura si fa con la terra e con l'acqua, se manca l'acqua non si fa niente. La seconda cosa che io giudico decisiva per un'Europa sociale, per una maggiore legalità, per un rispetto prima di tutto verso il lavoro, contro lo sfruttamento brutale, ma anche per un rispetto a tutti quegli imprenditori che sono la grande maggioranza, che sono rispettosi delle leggi, e alla disponibilità che il commissario ha dato a stabilire tra le condizionalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'agricoltura il rispetto della legislazione sul lavoro. E questo non è cosa di poco conto, perché significa, se questo avverrà, io ho visto che è rimasto colpito il commissario quando gli ho detto che esistono condizionalità in campo ambientale, in campo del paesaggio, in campo sanitario, giustamente per la salute delle persone, per la salute animale, manca una condizionalità sul lavoro. L'Europa deve essere anche sociale e bisogna che il lavoro sia il rispetto delle regole del lavoro siano una condizione perché si possa ottenere i finanziamenti e le agevolazioni che l'Europa eroga. Si è detto d'accordo, se questo passasse sarebbe davvero, credo, un fatto importante. Pensate ai fenomeni del caporalato, pensate che già si insediano anche in questa regione, ma pensate anche a tutto il resto dell'Italia, dove forse il fenomeno è ancora più evidente che qui. Presidente, avete già magari messo in cantiere di dove localizzare questi invasi? Abbiamo dei progetti, Appennino hai detto, no? Abbiamo dei progetti, ora li diremo in modo più puntuale. Sì, ci sono nel centro della Toscana alcune cose anche da risolvere nella fascia appenninica. Fascia verso nord-ovest, cioè la Fagnana.